terza diretta della giornata da esterno, estemporanea, possiamo dire, perché si riferisce a un fatto di cronaca accaduto una mezz'oretta fa. E qua ci sono, c'è ancora un gran subbuglio, siamo al carcere di Modena, casa circondariale, dove intorno alle 2, poco dopo le 2, vediamo ancora della gente che degli agenti che corrono all'interno, un'emergenza non ancora finita. Ricapitoliamo, poco dopo le 2 alcuni detenuti hanno generato una rivolta anche nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, poi supportati da anche altri agenti, e poi generando anche un incendio all'interno, sembra di alcuni materassi. Il tutto legato a questa emergenza coronavirus. Non sappiamo ancora quali siano le rivendicazioni rispetto a queste azioni. Fatto sta che si è generato un vero e proprio allarme, una situazione di emergenza all'interno del carcere che ha, come vediamo, provocato anche l'arrivo necessario di numerosi agenti di rinforzo da parte della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio. Fino a pochi minuti fa c'era un'intensa colonna di fumo, poi scemata grazie appunto all'intervento dei Vigili del Fuoco. Comunque ancora all'interno, insieme al personale delle forze di polizia che, stando dalle prime indiscrezioni, sarebbe riuscito a domare la rivolta, ma vediamo anche se in lontananza ancora numerosi agenti con fare abbastanza infibrillazioni, insomma, all'esterno e comunque diretti all'interno del carcere. L'area è totalmente presidiata anche dall'alto, dagli elicotteri della Polizia di Stato in questo caso, una situazione che sembra ritornare adesso sotto controllo, ma c'è ancora forte movimento, forte preoccupazione. Abbiamo visto poco fa anche degli agenti uscire non feriti, ma fortemente provati. Dovrebbe esserci stata una reazione abbastanza netta da parte delle forze dell'ordine, altrettanto forte di quella dei detenuti, che oltre all'incendio si sarebbero proprio organizzati in un qualche modo per forzare anche i cordoni delle forze dell'ordine. E dicevamo di alcuni poliziotti all'esterno, fortemente provati, ma sembravano un po' più dal fumo che era scaturito all'interno delle stanze, un incendio a causa di un incendio fortunatamente ora domato. Ma la situazione sembra ancora in divenire, il presidio di polizia è molto ampio, ci sono diversi agenti anche che stanno camminando sul tetto, li vediamo anche se non inquadrati più ai lati. È un'area totalmente presidiata anche dall'alto, vediamo dall'elicottero della polizia. Questo è l'esterno del carcere dove vediamo ancora dei mezzi dei vigili del fuoco entrare. Una situazione che non è ancora riportata evidentemente. Nelle condizioni di sicurezza, anche se sicuramente meno allarmante di quanto lo è stata fino a una ventina di minuti fa. Abbiamo ancora un forte, fortissimo spiegamento di tutte le forze di polizia all'interno, guardie di finanza, polizia, carabinieri.
e ancora gente che stanno presidiando tutti gli angoli e tutte le zone del carcere. Lo ripetiamo, oggetto di una rivolta all'interno improvvisa poco dopo le ore 14 da parte di un gruppo di detenuti che avrebbe provocato anche uno scontro con le forze di polizia, prima della polizia penitenziaria e poi della polizia di Stato, intervenute per riportare le condizioni all'ordine. Vediamo ancora una grande quantità di agenti di forze dell'ordine proprio nell'accesso. Sembra che la parte frontale del carcere sia quella interessata direttamente da questo tentativo di rivolta, ora comunque sedato. Vediamo anche del personale con attrezzatura specializzata intervenuto. Pare che ci sia qualche principio di intossicamento, ma nulla di particolarmente preoccupante. Adesso la situazione sembra ritornata ad una relativa normalità. Vediamo il personale con equipaggiamenti di sicurezza speciali. Nella zona ancora l'odore è forte, l'aria è fortemente impregnata dai fumi che fino a un quarto d'ora fa erano sprigionati in maniera massiccia dal carcere, all'interno del quale sono stati bruciati dei materassi per accompagnare la rivolta dei detenuti. Terremo aggiornati, sembra che stiano predisponendo una cintura di sicurezza anche visiva all'esterno. Ci fermiamo qui per adesso, ci ricollegheremo comunque per ulteriori aggiornamenti.